Buonasera a tutti, sono Luigi Onorato, se preferite, bentornati su Dragon Z Dokkan Battle, in attesa di poter mettere le mani su quella Metal Cooler Army che tanto mi intriga, giochiamo Extreme V2, non con Broly, ho preferito mettere Bojack per ovvie ragioni, direi attualmente per ovvie ragioni, dato che la fase finale del nemico sarà Tech. Vediamo un pochino. Metal Cooler sono arrivato ad averne altri 6 nel box. A sto punto voglio arrivare ad averne 13 nel box, quindi a darglielo tutti in una botta sola, perché tanto penso che ormai sarà abbastanza divertente. La multi che ho fatto con l'ultimo PG Metal Cooler, io lo guardo, lui mi guarda e dice: dai, che tra un po' mi porti full ability, full SA. È successo con Kale, succederà anche con lui a sto punto. Ma subito la speciale in faccia, mi pare giusto. Tiè. Sai cosa vuol dire tiè? 33.000, fai capire quanto di difesa è arrivato sto rosè. Ma vediamo un pochino chi regge di più, eh. Guarda, abbiamo anche Rosemasu, bello carico, incavolato nero. Quindi ci divertiamo. Ci divertiamo. Dovrei portare Busaga, ora che ci penso. Che me lo state chiedendo da una marea, Busaga. Mi sa che l'ultima run, dai, l'ultima run la faccio con Busaga. Perché sto notando che non lo porto da un secolo e non mi pare di aver neanche già mostrato la versione con Tarles. Ora che ho Vegeta Ability 1, direi che è il momento giusto per portarlo. Ok, fase 1 sotto, andiamo alla 2. Ah, che bellezza. È già tanto se ci arriva dopo Zamasu ora. Vai Rosa. Ah, è già tanto se arriva dopo Rosa, anzi, che dopo Zamasu a quanto pare. Una delle ability, forse le LR che sono più felice di avere ad ability oggi. È la mia LR preferita, su questo poco ci piove. L'unica LR su cui sono andato davvero pesante per trovarla, aggiungo. È quella che mi è costata più stona oggi. Oh, guarda che bellezza adesso. Oddio, mica tanto, non riesco a lanciare 18. Vabbè, tanto sono sempre a full HP. Io spero che il prossimo banner sia un extreme, ragazzi, che torni Rosé. Non penso di chiedere chissà quando, ma fate un banner extreme. Qual è stato l'ultimo banner extreme uscito? Tarles? Tipo? Questo l'abbiamo boscato però, eh. Cioè, se non sbaglio, Tarles è stata l'ultima roba extreme uscita. E che cavolo, fate uscire un extreme. Rosé è il PG che non torna da più tempo oggi. Certo, ora potrebbero fare il prossimo banner, il 19, perché comunque il 19 qualcosa dovrà uscire, che mi vanno a buttare dentro Tarles, Rosé, chi più ne ha più ne metta, per fare il mega banner extreme della vita, 3 agosto. Potrebbe benissimo succedere, in quel caso. Però allora dovrei essere tornato dalle 5.50 alle 600 stono, lean, tutta la vita, salvo trovare tutto nelle prime.
Quanto mi dà rabbia quando rimangono in vita con un HP? Che sto pochissimo danno. Ah, vabbè, non sono mai stati colpiti praticamente. Anche vero. Divertiamoci un po' adesso. Ok, la preoccupazione di subire questa special vi fa, lascio immaginare quanto sia ingente, infatti. Vabbè, senza critico, dubito che gli faccia qualcosa. Secondo tentativo, dai. Ok. Chiudiamo la fase e andiamo. La noto pischito di fiducia. Eccoci qua, Goku è carico in tutti i sensi, full power. Era bruttissimo, lo so, ne sono più che consapevole. 1, 2, 3. Perché dovremmo farle buscare non a sangue di più al nostro carissimo Kid Buu? Che però ha appena dato Max Bust a Bojack, che infatti ha valori abbastanza elevati. Buscheremo una marea però, ne sono consapevole, non ci può shottare da in nessun modo, ma le buscheremo, ne faremo anche tanto. Oddio, mica tanto, 1.700.000. Aspettavo un pochino di più, però va bene. Le sue tre barre le abbiamo tolte. Abbiamo tankato i primi tre attacchi al 100%. Rosé ne farà almeno un'altra di barra, quindi siamo a 4. E Kid Buu pulirà un pochino gli eccessi. Anche qua i danni sono 0. E qua subiremo il mondo di danno, il mondo tipo. E subiremo il mondo. Sto pugno farà male. 150? 138. Sono di mezzo. Ehi, ehi. E vabbè. E questo ha picchiato come se non ci fosse un domani. Questo non è che migliori tanto, eh. Allora, cura perché se ci becchiamo la peggio su Tarles, se poi voglio su Tarles, qua si muore, ma in generale con qualsiasi Extreme AGL le buscherebbe parecchio. Non è detto neanche ci arrivi, però, torniamo a quello, in fase comunque iniziamo a caricare i valori decenti con loro due. No, non ci arriviamo, penso. Penso che Rosé dovrebbe chiudere tutto tranquillamente. Ho usato un oggetto che potevo risparmiarmi. Ovvero il 40% di Tarles si sente. Ok. Oh, Kid Buu è ottimale, ma se non lo porto ad ability, subisce troppo. E il problema è che ha moltissimi buffer.
Ok, una run alla versione LR e noi ci vediamo al prossimo video. Bonsoir!